Sono ormai svariati mesi che il mondo è testimone di visioni spettacolari nel cielo. Tuttavia, niente può paragonarsi alle meraviglie che ammiriamo nei cieli questa sera. Testimoni oculari in ogni continente affermano di vedere delle strane luci scendere dal cielo. Filmati video, avvistamenti di simboli religiosi e perfino di apparizioni sono in continuo aumento. In tutto il pianeta sono riferite visite da parte di tali entità in città e villaggi. Funzionari del governo si affannano a trovare delle risposte. Veggenti e testimoni di visioni che hanno predetto il verificarsi di tali eventi si fanno avanti per offrire delle risposte. Dicono che dovremmo accogliere questi visitatori come degli esseri buoni venuti ad aiutarci nel passaggio ad una nuova era di pace e di unità globale. Per quanto bizzarro ciò possa sembrare, i governi del mondo non hanno finora dato una diversa spiegazione. Restate sintonizzati con noi mentre ascoltiamo un'intervista con un uomo che afferma di ricevere visite di angeli di luce dal 1995. Questi angeli hanno predetto l'imminente arrivo di questa nuova era. Il paranormale è il regno soprannaturale. Come dovrebbe reagire la persona media di fronte a testimonianze di apparizioni e di alieni che visitano la Terra? Sono cose inspiegabili, eppure milioni di persone credono che in realtà qualcosa stia accadendo. Recenti apparizioni di Maria sono state riferite in quasi ogni nazione. Questi eventi sono legittimi? Dio ci sta inviando un messaggio? Qualunque sia la vostra risposta, una cosa è certa. Le apparizioni della Beata Vergine Maria attirano milioni di persone da ogni parte del mondo. In tutto il mondo, notizie di eventi soprannaturali attirano milioni di persone nei posti in cui si afferma che la Vergine Maria sia apparsa. Migliaia di veggenti provenienti da ogni tipo di ceto e cultura ci descrivono una bella giovane splendente di un radioso fulgore. I suoi capelli che si sollevano. Sali in alto. Sì, è bella, è davvero grande. Sì, è grande, è in piedi. Vimos a la Virgen Santissima. Questo ci ha paralizzato. Era così impressionante. Emanava una luce incredibile. Era come se fossi paralizzata, come se fossi entrata in un altro mondo. C'era un tale silenzio. Essa appare come una figura di donna tridimensionale che vive e respira, avvolta da una luce delicata.
Nel descriverla, i testimoni di queste visioni ammettono che la regina del cielo trascende la descrizione umana. A migliaia affollano i luoghi dell'apparizione sperando di incontrare la beata Vergine Maria. Pensate che da 15 a 20 milioni di seguaci mariani ogni anno visitano il solo santuario di Guadalupe, in Messico. Il santuario è dedicato alla Nostra Signora di Guadalupe, che apparve nel 1531 a Juan Diego. Molti pellegrini affermano che ancora oggi si verificano dei miracoli a Guadalupe, testimonianza della presenza continua di Maria. Nella Bosnia lacerata dalla guerra, 30 milioni di pellegrini hanno visitato Međugorje da quando cominciarono le apparizioni della Beata Vergine Maria nel 1981. Oltre alle 6 persone che regolarmente ricevono messaggi dalla Vergine, migliaia di pellegrini affermano di vedere segni e prodigi, di sperimentare guarigioni e di udire la voce di Maria a Međugorje. Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naši, ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vata vijek vjekova. Amen. A Conyers, in Georgia, la veggente Nancy Fowler ha ricevuto in una sola giornata nella sua fattoria fino a 100.000 visitatori. I pellegrini vengono da ogni dove, percorrendo tanti chilometri, per udire il più recente messaggio della Vergine. Quello che vi chiedo è di avere fiducia in me. Dite ai miei figli che io sono viva. Molti seguaci credono che la Beata Madre sia presente. Attualmente si registrano centinaia di apparizioni della Vergine in tutto il mondo. Moltissimi hanno le visioni. Nancy è uno di questi anelli intermediari. Il tempo sta volando e la Madonna ha detto che apparirà dappertutto. Credo proprio che stia accadendo qualcosa. E tutti quelli che credono possono ora avere la prova di cui hanno bisogno per convincere gli altri. Due scienziati colombiani sono venuti alla fattoria ieri per studiare la Fowler e dicono che lei vede qualcosa quando va in trance. Ha un'attività cerebrale simile al coma, ma è sveglia e del tutto cosciente. Conyers, in Georgia, non è l'unico caso. Si registrano apparizioni da quasi ogni stato d'America. Da New York alla California sono state documentate apparizioni di un essere femminile soprannaturale che afferma di essere Maria, la madre di Gesù. Questo fenomeno non è circoscritto all'America. Essa appare dappertutto. Nel 1997 la rivista Newsweek dedicò una copertina e un articolo in prima pagina alla crescente popolarità di Maria. L'articolo dice testualmente: «Il XX secolo è appartenuto a Maria in vari modi. Da quasi ogni continente, veggenti hanno riferito più di 400 apparizioni della Vergine, più che in tutti e tre i secoli precedenti. Prese insieme, queste visioni evidenziano quello che il movimento mariano crede sia un millennio dell'era di Maria». A Lourdes, in Francia, l'apparizione di Maria, che si è proclamata l'Immacolata Concezione, attira 5 milioni e mezzo di pellegrini ogni anno al suo santuario. I pellegrini vengono ad adorare Maria e bevono dalla fonte miracolosa. Molte delle guarigioni riferite sono state documentate. La devozione alla Beata Madre di Lourdes nel mondo è notevole. Il santuario mariano di Nostra Signora di Jasna Góra in Polonia richiama 5 milioni di pellegrini ogni anno. Nota come la Madonna Nera della Polonia, è considerata da Papa Giovanni Paolo II e dai fedeli la Regina della Polonia.
Il re Kashmir il Grande, proprio lui, proclamò la Madonna Nera regina della Polonia. Molto insolito. Padre Simon Stefanowicz spiega l'importanza di Maria per il popolo della Polonia e la sua presenza continua a Jasna Góra. La devozione è molto forte e molto diffusa. La costante rivelazione e apparizione di Maria sono la risposta alle preghiere rivolte a Dio tramite Maria. Questo è quello che posso dire. Certamente il movimento mariano ha una portata internazionale. A Knock, in Irlanda, una sola apparizione ha attirato milioni di persone che vengono a pregare e a visitare il frontone dell'apparizione. Questo santuario mariano è stato onorato da 4 papi nel XX secolo, compreso Papa Giovanni Paolo II, venuto in pellegrinaggio a Knock nel 1979, e da Madre Teresa, che visitò il luogo dell'apparizione nel 1993. Ricercatori ed esperti riconoscono che vi sono apparizioni in tutto il mondo. Viaggiando per tanti anni in molti paesi, mi sono reso conto che ci sono, o ci sono state quasi dappertutto, delle apparizioni di Maria. La cosa che ho osservato è che quando ci sono le apparizioni, queste sono seguite da fenomeni soprannaturali, come guarigioni, segni e prodigi e, come li chiama la gente, miracoli. Non ho alcun dubbio che queste cose siano reali e accadano. Sono ormai milioni le persone che affermano di avere delle visioni di Maria. Credo sia interessante osservare come la devozione a Maria negli ultimi 150 anni sia aumentata attraverso la proclamazione dell'Immacolata Concezione e dell'Assunzione di Maria e che il numero delle preghiere a Maria sia accresciuto. Non mi sorprende perciò che ci siano queste apparizioni. Seguire Maria è oggi un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Credo che negli Stati Uniti sia in crescita, come è avvenuto già nell'America centrale e in quella del sud. In queste zone ci sono stato parecchie volte. È qualcosa di smisurato. Infatti, se non credi in Maria, sei un escluso. Le apparizioni della Vergine Maria sono soprannaturali, non c'è dubbio. Cominciando da Međugorje a tutta la Croazia. La gente è devota a Maria, perché essa è una potenza soprannaturale. Diversamente da altre attività paranormali, l'evidenza indica che le apparizioni della Vergine Maria sono d'origine soprannaturale e le sue motivazioni sono pure. I suoi frequenti messaggi, in cui chiede di pregare, di tornare a Dio e di lavorare per la pace, indicano un programma benevolo. Anche i buoni frutti attribuiti alle sue apparizioni non possono essere qualcosa di esagerato. Molte persone sostengono di essersi avvicinate a Dio in seguito al loro incontro con la Vergine. Altri dichiarano che i molti segni e prodigi sono la prova che in questi ultimi tempi Dio ha mandato Maria. È un fenomeno molto più grande di quanto non sembra, proprio per i miracoli che si sono verificati qui. Voglio dire, ci sono delle stampelle in quell'angolo. Della gente è stata guarita qui. Come vede, è come se l'olio scendesse dalle mani e da qui su impregna la parte interna. Questo era pieno d'olio da riempire tazze e tessuto. Adesso trasuda olio da sé? Beh, questo è molto comune in Egitto, accade spessissimo. La gente ci è abituata, non è affatto insolito. Ma è insolito che si sia verificato qui in America. Con questo, la gente ha l'occasione di constatare che c'è stato un miracolo ed è spinta a credere in ciò che tanti non hanno creduto, forse perché ne hanno solo sentito parlare. Dicono che Dio opera in modi misteriosi. Ho visto la Vergine. Lei veniva fuori dalle nuvole, l'ho vista. Ho visto i suoi contorni. Ho visto la Vergine Maria che aveva una corona d'oro. Maria ha cambiato il suo argento in oro. Questo era tutto d'argento. Le perle, il crocifisso. Adesso è tutto d'oro. Ho toccato il crocifisso appeso fuori casa con il rosario ed è realmente cambiato d'argento ad oro. Lo stesso giovane silenzioso mostra un quadro dopo l'altro della Madre Maria insieme a delle statuette, tutte con del liquido che fuoriesce dagli occhi. Cosa crede ci sia su quel batuffolo di cotone? Le lacrime di Maria. Le lacrime di Maria.
Ma voglio dire, dal punto di vista fisico, cosa crede che sia? Le lacrime di Maria. Le lacrime di Maria. Non crede si tratti di olio profumato? No, no, impossibile. Quest'olio scorre, non può essere olio profumato, guardi. Non viene da nessuna parte, viene dagli occhi. Faccia una foto dalla parte posteriore. Ma l'ha chiamata olio. Sì, è olio, è olio. E il suo significato è ungere gli ammalati. Oltre ai segni soprannaturali, si è avuta notizia di numerose autentiche guarigioni. David Parks, mentre era in pellegrinaggio a Medjugorje, è stato guarito da un cancro terminale. Mi sono recato a Medjugorje con un senso di fallimento spirituale. Ci sono andato sapendo di non avere che poche settimane di vita. Da 12 anni ero affetto da una grave malattia. Avevo subito 10 interventi molto seri e dopo l'ultimo mi avevano dato poche settimane di vita. Ci sono andato ed è là che ho trovato la benedetta madre. È venuta ed ho ricevuto una grande guarigione fisica, ma ancor più importante la guarigione spirituale. Tutta la mia vita è stata trasformata grazie ai messaggi della Madonna, perché quello che chiede di fare è pregare, pregare, pregare. Tutti i segni evidenziano un'enorme attività nel campo del soprannaturale. La Bibbia preannuncia questi eventi negli ultimi tempi? Che ruolo avranno le apparizioni di Maria nei tempi a venire? Sono convinta che Maria porterà la pace e l'unità mondiale. È lei la chiave. Lei ha detto che il suo cuore immacolato trionferà. Sarà così. Si avvererà molto presto. Lei ha detto che alla fine il suo cuore immacolato trionferà e che ci sarà un'epoca di pace. E quindi, in ultima analisi, se seguiamo la richiesta della Madonna, cioè di pregare il rosario tutti i giorni affinché il mondo sia consacrato al suo cuore immacolato e di dire le preghiere dei primi 5 sabati, la Madonna ha detto che alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Ci sarà la pace e un periodo di bontà e pace nel mondo. Le apparizioni della Madre Maria si stanno verificando molto più frequentemente oggi che nel passato, poiché da ciò che vediamo attraverso questa lente teologica, i tempi escatologici si stanno avvicinando. Gli ultimi tempi sono ormai molto vicini. Il male è così intenso nella storia che quando pare abbia raggiunto un livello altissimo, Dio interviene e lo fa con Maria come comandante in capo di tutte le forze che lei stessa ha fatto crescere. Vede come le persone la amano a questa conferenza mariana? Questi eventi sono davvero notevoli. Milioni di credenti devoti in tutto il mondo seguono e ubbidiscono alle apparizioni di Maria. Ad ogni modo, la Bibbia ci dice di provare ogni spirito, anche quelli che vengono nel nome di Cristo. Come cristiani crediamo che la Bibbia è il messaggio ispirato di Dio per l'umanità. Fermiamoci un attimo a considerare alcune delle prove che dimostrano che la Bibbia è veramente la parola di Dio e la nostra unica fonte di discernimento delle verità spirituali. Io credo che la Bibbia è la parola di Dio ispirata perché le profezie si realizzino. Nel Vecchio Testamento ci sono più di 300 profezie riguardanti il Messia e la sua prima venuta. Gesù le adempì quando venne sulla terra. Ci sono molte profezie che potremmo considerare. La Bibbia afferma che Gesù sarebbe nato da una vergine. Sappiamo che ciò si è verificato. La Bibbia dice che sarebbe nato a Betlemme di Giuda e questo è avvenuto. Daniele, capitolo 9, afferma che lui, il Messia, sarebbe nato prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme avvenuta nel 70 d.C. ad opera di Tito e dell'esercito romano. Gesù ha adempiuto queste profezie. Il Salmo 22 ritrae la morte crudele di Gesù Cristo, la sua crocifissione. Questo Salmo, che fornisce dei dettagli della crocifissione, fu scritto 1000 anni prima che la crocifissione divenisse un metodo di punizione adottato dai Romani.
Il Vecchio Testamento è pieno di profezie che preannunciano il Messia. Ad esempio, Isaia 61 profetizza che il Messia avrebbe predicato la buona novella ai poveri e dato libertà ai prigionieri. Deuteronomio 18:18 invece dichiara che il Messia sarebbe stato un profeta. Zaccaria scrisse del Messia queste parole: «Esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile in groppa ad un asino». Il profeta Isaia scrisse questo a proposito del Messia: «Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti». Inoltre, lo Spirito Santo ha predetto la crocifissione 1000 anni prima della sua invenzione: «M'hanno forato le mani e i piedi». Allo stesso modo Dio parlò attraverso Zaccaria: «Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, colui che essi hanno trafitto». What are the chance factors? Quali sono i fattori di casualità secondo cui Gesù potrebbe aver compiuto queste 300 profezie? Secondo una profezia, Betlemme sarebbe stato il suo luogo di nascita. Quante probabilità ci sono che un individuo nasca a Betlemme? Bene, consideriamo la popolazione media della terra dal tempo della profezia di Michea e confrontiamola con la popolazione media di Betlemme. Troviamo che solo una persona su 280.000 è nata a Betlemme. Nel momento in cui affermiamo che Betlemme sarebbe stato il luogo di nascita del Messia, abbiamo ridotto a zero la possibilità che un vasto numero di persone dichiari di essere il Messia. La profezia diceva che egli sarebbe stato tradito da un amico per 30 pezzi d'argento. L'argento sarebbe stato poi gettato nel Tempio, nella casa del Signore, e sarebbe stato usato per acquistare il campo di un vasaio. Gesù ha adempiuto più di 300 profezie del Vecchio Testamento. Ho una laurea di primo livello in matematica. Ne so quanto basta sulle probabilità e su ciò che non è potuto accadere per caso. Ci sono cose poi che non si possono manipolare. Per esempio, fu profetizzato che il Messia sarebbe nato a Betlemme. Come si fa a nascere a Betlemme? Secondo un'altra profezia, sarebbe risuscitato dai morti. Come si risuscita dai morti se non si è veramente Dio? In Daniele, capitolo 9, troviamo la profezia riguardante il giorno esatto in cui egli sarebbe entrato in Gerusalemme cavalcando un asino. Come potrebbe realizzarsi tutto ciò? Si deve nascere al momento giusto nella storia. E come si può manipolare una folla, una moltitudine accalcata ai bordi della strada che dal Monte degli Ulivi porta a Gerusalemme, che lo saluta come il Messia? Com'è possibile una cosa simile? Ogni dettaglio sul suo tradimento, il prezzo della transazione, il luogo dove sarebbe avvenuta, chi alla fine avrebbe avuto il denaro e via dicendo, incredibili dettagli tutti stabiliti in anticipo. Nessuno può contestare questo, in quanto il Vecchio Testamento fu tradotto in greco 3 secoli prima della nascita di Cristo. La cosiddetta versione dei 70, di cui sono disponibili 4 copie. In maniera sorprendente, Gesù ha adempiuto alla lettera tutte le profezie messianiche, anche se queste furono scritte centinaia di anni prima della sua nascita. La probabilità di adempiere solo 8 profezie è 1 contro 10 alla 28ª potenza. Gesù è certamente il Messia, il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo. Luca, indirizzando al suo amico Teofilo il libro noto come Gli Atti degli Apostoli, affermò che Gesù si mostrò in vita dopo la sua passione e morte, e di questo vi erano numerose prove infallibili. Con Gesù c'erano molti testimoni oculari della sua risurrezione. Paolo, infatti, riferisce che ve ne furono oltre 500 in una volta sola. La pietra miliare del cristianesimo è la risurrezione di Cristo. Le prove riguardanti la risurrezione di Gesù dai morti sono schiaccianti.
In primo luogo, il Nuovo Testamento riporta che centinaia di testimoni oculari videro Gesù dopo la risurrezione. Se vi dicessi che John Kennedy fu ucciso dalla Dealey Plaza da un arco e una freccia, potrei mai farvi credere una storia del genere? Naturalmente no, perché tra di noi ci sono dei testimoni oculari di quell'evento. Così quando Paolo scrisse la sua prima lettera ai Corinzi, i suoi uditori erano centinaia di persone e oltre 500 erano stati testimoni dell'apparizione del Signore. Per questo non sentì il bisogno di spiegare alcunché. La gente alla quale scriveva era a conoscenza di quell'evento. In secondo luogo, le autorità romane e quelle giudaiche non furono mai in grado di trovare il corpo di Cristo, anche se avevano sigillato e fatto custodire la tomba. Due sono i riscontri principali della resurrezione. Il primo riguarda Roma, che è, come si può notare dalla lettura del Vangelo, silenziosa. Consapevole di essere una forte potenza militare in Palestina in quel periodo, avrebbe potuto, se i discepoli avessero rubato il corpo, servirsi del proprio potere per trovare quel corpo, ma non lo fece, il che indica, a mio avviso, che la risurrezione era autentica. Se la risurrezione di Gesù Cristo non fosse avvenuta, sarebbe stato molto facile confutarla. Consideriamo il corpo di Gesù Cristo che non fu trovato. In terzo luogo, gli apostoli, che dimostrarono di essere dei codardi durante il processo e la crocifissione di Gesù, diventarono coraggiosi testimoni della sua risurrezione dopo l'incontro col Signore risorto, fino al loro ultimo respiro di vita. Non ci dimentichiamo i discepoli. La loro reazione iniziale fu di paura, per via dell'intimidazione dei giudei, ma dopo la risurrezione divennero davvero audaci. Ancora una volta, questo mi fa pensare che era accaduto qualcosa che aveva cambiato le loro vite, al punto di voler perfino morire per il Vangelo che predicavano, che concerneva la venuta del Signore Gesù Cristo. Improvvisamente, nel giro di poche settimane, questi uomini vanno in tutto il mondo per proclamare un Cristo risorto. È evidente che il cambiamento di cuore che avevano sperimentato era dovuto al fatto che avevano visto il Cristo risorto, non c'è nessun'altra spiegazione logica. E questi uomini, tutti meno uno, persero le loro vite proclamando Cristo crocifisso e risuscitato dai morti. Soltanto uno di loro, Giovanni, raggiunse la vecchiaia. È evidente quindi che la prova storica e le vite di questi uomini confermano l'avvenuta risurrezione di Cristo. Inoltre, la morte e la risurrezione di Gesù ha cambiato il corso della storia e segnato il tempo. Da AC, che significa avanti Cristo, a DC, dopo Cristo. Chi rifiuta la risurrezione di Cristo o la Bibbia quale parola di Dio ispirata, rifiuta un fatto comprovato più di ogni altro al mondo. Qualcuno ha detto che la Bibbia è come un'incudine. I martelli degli uomini vi hanno battuto sopra per secoli. I martelli si sono da tempo logorati, ma l'incudine è ancora intatta. La gente ha attaccato per anni la Bibbia, la parola di Dio, ma mentre essa resta in piedi, gli assalitori sono da tempo caduti. La Bibbia è veramente la parola di Dio per l'uomo. Secondo Timoteo 3,16 afferma che tutta la scrittura è ispirata da Dio ed è utile a insegnare la dottrina e a istruire. In Giovanni capitolo 1 leggiamo che Gesù stesso è la parola di Dio. E il Salmo 138 dichiara che Dio ha esaltato la sua parola al di sopra di ogni altra cosa. Ed è proprio con la parola di Dio che esamineremo questi messaggi dal cielo. Quelli che hanno familiarità con la parola di Dio sanno che ai tempi della Bibbia ci sono state delle apparizioni. Visioni e apparizioni sono bibliche. Se leggiamo la Bibbia, troviamo degli esempi, come in Atti 10, dove Pietro, mentre digiuna e prega, viene rapito in estasi. È una visione. In seguito a questa visione, iniziando da Cornelio, egli porta il Vangelo ai gentili. Ancora oggi ci sono prove significative che le apparizioni si manifestano. Ad esempio, nel video Apparizioni Mariane del XX secolo. Qui si vedono dei veggenti durante reali incontri con un'apparizione.
Tuttavia la Bibbia mostra che non tutte le apparizioni vengono da Dio. L'unica maniera di provare queste esperienze è di vederle alla luce della Bibbia. Perché se accettiamo esperienze extrabibliche, saremo senz'altro ingannati. I seguaci non sono sorpresi del fatto che le apparizioni di Maria annuncino ripetutamente argomenti biblici. Ecco un esempio della Madonna di Medjugorje. Figli cari, oggi vi invito a pregare col cuore. In quest'epoca di grazia desidero che ognuno di voi sia unito a Gesù. Ma senza la preghiera incessante non potrete sperimentare la bellezza e la grandezza della grazia che Dio vi sta offrendo. Larry Lewis è uno dei tanti che si sono convertiti perché credono che le apparizioni siano bibliche. Sono stato un ministro protestante per oltre 30 anni, operando in diverse attività di servizio, ed ero molto contento, felice, entusiasta di ciò che facevo e di essere un pastore della Chiesa metodista. Ma nel bel mezzo del mio pastorato mi resi conto del fatto che avevamo ignorato la Beata Vergine. All'improvviso apparve e cominciò a sconvolgere le nostre vite. Prendiamo Medjugorje, per esempio. Tutto quello che Maria dice proviene dalle Scritture. Tutto quello che fa è affermare quello che noi già sappiamo essere vero e ci incoraggia nel cammino, mentre guardiamo avanti, in un certo senso, verso la nostra futura passione o perlomeno il tempo della nostra vita in cui le cose potrebbero essere difficili, avvolgere i nostri occhi su Gesù e a seguirlo. L'archimandrita Stephen Baum, un popolare presentatore delle conferenze mariane, frequentava le assemblee di Dio prima di diventare sacerdote. Noi cerchiamo determinati segni. Per prima cosa, segni positivi, conversioni, vite cambiate. Così è di Medjugorje. Quando alcuni vescovi, in visita al Santo Padre, gli chiesero di Medjugorje, lui esclamò: conversioni, conversioni dappertutto, conversioni di Medjugorje. E questo è buono. Poi aggiunse: prego per dei buoni risultati a Medjugorje. In secondo luogo, consideriamo il loro contenuto. Il contenuto è la stessa struttura basilare del Vangelo: pentimento, conversione, digiuno, preghiera, preghiera per il rinnovamento della Chiesa, ritorno ai sacramenti. Tutte queste cose confermano che abbiamo a che fare con qualcosa di reale. Per queste e altre ragioni la Chiesa Cattolica Romana ha approvato svariate apparizioni. Inoltre Papa Giovanni Paolo è stato chiamato il Papa Mariano. Egli attribuisce alla Madonna di Fatima la salvezza della propria vita e due volte ha consacrato il mondo intero al cuore immacolato di Maria come risposta alla richiesta dell'apparizione di Fatima. Il Papa ha poi scritto queste impressionanti parole nel suo libro Oltre la soglia della speranza. Dopo la mia elezione a Papa, essendo sempre più coinvolto nei problemi della Chiesa universale, sono giunto ad una conclusione. Cristo conquisterà attraverso di lei, perché egli vuole che le vittorie della Chiesa, ora e in futuro, siano legate a lei. La devozione mariana del Papa è qualcosa di davvero eccezionale. Naturalmente definirei Papa Giovanni Paolo II un Papa Mariano, perché è stato in tutti i principali santuari mariani del mondo nei suoi primi anni di pontificato. È venuto qui in Irlanda e quando è stato a Knock disse che aveva raggiunto l'obiettivo del suo pellegrinaggio in Irlanda, venendo a visitare questo santuario mariano. Senza alcun dubbio definirei Papa Giovanni Paolo II il Papa Mariano. È ampiamente conosciuto in tutto il mondo come il Papa di Maria. Ancor più importante delle convinzioni del Papa, dei numerosi miracoli o del visibile buon frutto, è il fatto che l'apparizione ha spesso incoraggiato la lettura della parola di Dio. Diletti figli, oggi vi chiedo di leggere ogni giorno la Bibbia nelle vostre case. Mettetela in un posto ben visibile per ricordarvi di leggerla e di pregare. The
I messaggi dell'apparizione contengono molte verità scritturali. I messaggi che invitano a pregare, a leggere la Bibbia e ad avere fede in Gesù sono biblici. È possibile che Dio abbia mandato la Beata Vergine Maria per svegliarci dal nostro sonno spirituale? Ci sono altri segni intorno a questo edificio, ma nessuno forma un'immagine così. Penso che sia tutto vero. È un miracolo. Questo è il modo in cui la Beata Vergine sgrida la gente. Nonostante l'evidente benevolenza delle apparizioni, alcuni cristiani credono, con preoccupazione, che questo fenomeno possa essere un grande imbroglio. Le scritture ci mettono chiaramente in guardia sul fatto che Satana è un maestro dell'inganno e può davvero apparire come angelo di luce. Ora noi sappiamo che la parola di Dio è luce. Satana può manifestarsi sotto forma di verità o avere l'apparenza di verità, ma è un inganno. Leggiamo che Satana è come un leone ruggente che cerca chi può divorare. Oppure, come scrive Paolo, egli trama o progetta di ingannare il mondo intero. Egli è il Dio di questo mondo che acceca le menti degli increduli affinché non vedano la luce dell'Evangelo glorioso. Egli ha un piano ingegnoso per ingannare. Credo che ogni esperienza vada provata con la parola di Dio. Penso che ciò sia chiaro nel caso di Pietro, il quale visse una meravigliosa esperienza, la trasfigurazione di Cristo, eppure nella sua lettera scrive che abbiamo una parola profetica ancor più sicura, la parola di Dio. Questo è il metro di misura con cui giudicare tutte le cose, non con la nostra esperienza personale, perché le esperienze sono quelle su cui si deve fare meno affidamento. Per provare in maniera critica queste manifestazioni, dovremo prendere in esame quei messaggi che hanno ricevuto la piena approvazione della Chiesa. Quelli che recano l'imprimatur del vescovo della zona e Medjugorje, anche se non formalmente approvata, hanno ricevuto una pubblica conferma da parte di numerosi vescovi, cardinali e dal Papa stesso. Quelli che seguono sono messaggi comuni dell'apparizione di Maria. Diletti figli, oggi vi invito a domandarvi perché sono con voi tutto questo tempo. Io sono la mediatrice tra voi e Dio. Non vi lasciate prendere dalla paura e dallo scoraggiamento. Abbiate una grande fiducia nella potente opera di intercessione e di mediazione della vostra Madre Celeste. Il messaggio di molte apparizioni è che Maria è la mediatrice o colei che intercede per l'umanità. Questo è contrario alle scritture. Nella lettera agli Ebrei, capitolo 7, versetto 25, la Bibbia afferma che Gesù Cristo vive sempre per intercedere per loro. Nella prima lettera a Timoteo e in quella agli Ebrei, la Bibbia dichiara che vi è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Colui il quale doveva svolgere la funzione di mediatore tra Dio e gli uomini doveva essere pienamente Dio e pienamente uomo, doveva essere senza peccato, e Gesù Cristo è completamente Dio e completamente uomo. Figlioletti, io sono la madre del buon consiglio, mediatrice, colei che cerca di convincervi ad ascoltare la chiamata. Il mio messaggio è un messaggio di fede, d'amore e di speranza. Più d'ogni altra cosa, esso porta alla riconciliazione tra popoli e nazioni. È la sola cosa che può salvare questo secolo dalla guerra e dalla morte eterna. Gesù è l'unica via, l'unica verità e l'unica vita. È Lui che costruisce il ponte tra Dio e gli uomini. Se si va a destra o a sinistra, non si arriva a destinazione. Solo tramite Gesù Cristo è possibile arrivare a Dio. La Bibbia attesta chiaramente: vi è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. L'apparizione non solo afferma di essere la nostra mediatrice e colei che intercede per noi, ma anche di essere il nostro avvocato presso Dio. Il mondo sta degenerando al punto tale che è stato necessario che il Padre e il Figlio mandassero me nel mondo, fra tutti i popoli, per essere il loro avvocato e per salvarli.
In 1 Giovanni capitolo 2 è scritto che se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Cristo soltanto era giusto e quindi sulla base della sua giustizia, egli può pregare per i peccatori ed essere il loro avvocato. Di conseguenza questi ruoli appartengono esclusivamente a Cristo e non possono in alcun modo essere attribuiti a Maria. Gesù Cristo è il nostro avvocato. Egli non ha mai suggerito che si vada a Lui tramite Maria e mai, proprio mai, è stato affermato questo. Inoltre, ciò denigra Gesù Cristo, perché non posso rivolgermi a Lui direttamente. È il mio Salvatore, è colui che mi ama e ha detto che andiamo al Padre tramite Lui. Allora, da dove salta fuori Maria? Non dalla Bibbia. Oltre a queste affermazioni, l'apparizione dice in realtà di essere qui per salvare il mondo. Vi imploro di aprirvi a me completamente, così che attraverso di voi io possa essere in grado di convertire e salvare il mondo. Io sola sono in grado di salvarvi dalle calamità che si avvicinano. Quelli che pongono in me la loro fiducia saranno salvati. Figlia mia, in questo momento io sono l'arca per tutti i tuoi fratelli. Io sono l'arca della pace, io sono l'arca della salvezza, l'arca dove i miei figli devono entrare se vogliono vivere nel regno di Dio. Penso che sia molto importante quanto scritto in Matteo capitolo 1, quando l'angelo appare a Giuseppe per annunciargli l'imminente nascita di Gesù. Egli dice prima di tutto di Maria, ella partorirà un figlio. Quello doveva essere il suo ruolo, partorire un figlio. E poi dice a Giuseppe quello che doveva fare. Tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Così Maria doveva dare alla luce il figlio, Giuseppe doveva dargli il nome, ma Cristo è il Salvatore. Lui avrebbe salvato il popolo dai loro peccati. E naturalmente Pietro conferma nella sua prima epistola che non con cose corruttibili, con argento e con oro siete stati riscattati, ma col prezioso sangue di Cristo, come d'agnello senza difetto né macchia. Vi è un solo salvatore dell'uomo, Cristo, il figlio dell'uomo che è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Sapete, Maria riconosce di essere una peccatrice e di avere bisogno di un salvatore. Nelle scritture possiamo vedere che lei effettivamente chiede a Gesù di diventare il suo salvatore. In Luca, capitolo 1, versetto 46, Maria dice «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore». Che bella espressione da parte di Maria. Una donna semplice ed umile. L'apostolo Pietro ha dichiarato che Gesù è divenuto la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E nella Bibbia Dio afferma: «Tu non devi riconoscere altro Dio all'infuori di me non c'è altro salvatore». Inoltre, l'apparizione attribuisce a se stessa molte altre caratteristiche che soltanto Dio possiede. Ad esempio, dichiara di essere sempre presente. Non sarete mai soli. Il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio e la strada che vi condurrà a Dio. In ogni momento dovete essere ciò che io voglio che voi siate. In ogni momento dovete fare ciò che io voglio che voi facciate. Non abbiate paura, sarò sempre vicino a voi. Non siate afflitti, io sono con tutti voi anche se non mi vedete. Io sono la madre di tutti voi, o peccatori. Una cosa stupefacente delle apparizioni è che lei afferma di essere nello stesso posto, nello stesso momento, in tutto il mondo. Ciò vuol dire affermare di possedere gli attributi della Deità. Solo Dio ha gli attributi dell'onniscienza, onnipresenza e onnipotenza. Si attribuiscono qualità divine a Maria, che era un'umile e ubbidiente serva del Signore. Lei è un meraviglioso esempio per i credenti, ma certamente non è l'onnipresente, onnisciente, onnipotente Maria del cattolicesimo romano.
In realtà Gesù, che è il Dio potente, promise ai suoi seguaci: «Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». L'apparizione si è perfino proclamata co-redentrice. Io sono qui come co-redentrice avvocato. Tutto dovrebbe concentrarsi su questo. Ripetete questo dopo di me. Il nuovo dogma sarà il dogma della co-redentrice. Fino a quando non sarò riconosciuta laddove la Santissima Trinità ha voluto che io fossi, non potrò esercitare pienamente il mio potere nell'opera materna di co-redenzione e di mediazione universale di grazie. L'idea che Maria sia co-redentrice di Gesù Cristo è naturalmente contraria all'insegnamento biblico. Una cosa è essere un po' eterodossi o un po' superficiali, ma è tutt'altra cosa andare nella direzione opposta alla verità centrale della Bibbia. Non stiamo parlando di dettagli. Molte denominazioni hanno vedute o sottolineano questioni che definiremmo marginali. Qui si tratta di andare contro al tema centrale dell'Evangelo. E quando dico Evangelo, intendo il tema che Dio ha trattato da Genesi 3 fino alla fine. Per questo motivo queste asserzioni, queste dichiarazioni sono antibibliche, non solo non bibliche, ma antibibliche, e sono pericolose. Leggiamo in Apocalisse a proposito di Gesù: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue». In tutta la Bibbia Dio ripete più volte che Lui solo è il Redentore. Il nostro Redentore si chiama Signore degli Eserciti, il Santo di Israele. Oltre a queste asserzioni antibibliche, l'apparizione di Maria afferma di soffrire per i peccati e perfino di espiarli. Io vi amo anche quando siete lontano da me e da mio figlio. Vi chiedo di non lasciare che il mio cuore versi lacrime di sangue a causa delle anime perdute nei peccati. Da molto tempo soffro per voi. Se non voglio che mio figlio vi abbandoni, sono obbligata a pregarlo io stessa incessantemente. Voi non ci prestate attenzione. Qualunque cosa facciate, non potrete mai ricompensare il dolore che ho per voi. Dichiaro con forza che la sua sofferenza è diventata la mia sofferenza, perché il suo cuore era mio. Proprio come Adamo ed Eva vendettero il mondo per una mela, allo stesso modo mio figlio ed io, in un certo senso, abbiamo riscattato il mondo con un cuore solo. In molte apparizioni che le persone hanno oggi di Maria, essa afferma di soffrire e di compiere l'opera di espiazione con Gesù. Questo non è biblico, poiché la Bibbia dichiara che Cristo ha sofferto per i nostri peccati. In realtà, quando morì, disse: «È compiuto». Egli ha pagato completamente per i nostri peccati e per la nostra sofferenza sulla croce. Pietro scrive: «Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito». La lettera agli Ebrei afferma che Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio e aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Ho sentito spesso dei cattolici e dei prelati insegnare che Maria ha sofferto per il peccato, ma dicendo questo dimostrano di non capire cosa vuol dire soffrire per il peccato. Soffrire per il peccato è soffrire al posto di un altro, come sostituto. Vuol dire prendere su di sé la punizione di Dio.
La parola di Dio spiega in Isaia 53, per esempio, che egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, stroncato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. Profeticamente questo si riferisce a Cristo. L'ultimo versetto di Romani 4 dice che lui, Cristo, è stato dato a causa delle nostre offese. Pietro dichiara che lui, cioè Cristo, ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce. La sofferenza per il peccato implicava la morte, perché il salario del peccato è la morte. Maria quindi non ha in nessun senso sofferto per noi. Confronti come questo se ne potrebbero fare tanti, poiché l'apparizione attribuisce a Maria quasi ogni attributo che solo Cristo possiede. Ad esempio, la Bibbia dice che tutti hanno peccato tranne Gesù. Malgrado ciò, l'apparizione afferma di essere senza peccato. Mentre Gesù è il nuovo Adamo, l'apparizione sostiene di essere la nuova Eva. Gesù è asceso al cielo col corpo. L'apparizione afferma che Maria è stata assunta in cielo col corpo. Soltanto Gesù ha distrutto le opere del diavolo, tuttavia l'apparizione asserisce che sarà Maria a schiacciare il serpente. La Bibbia chiama Gesù la stella mattutina, invece l'apparizione fa riferimento a Maria come la stella mattutina. Nonostante le dichiarazioni dell'apparizione, Dio è geloso della sua gloria. «Io sono il Signore, questo è il mio nome, e la mia gloria non la darò ad un altro, né la mia lode alle immagini scolpite». Abbiamo preso in esame solo i messaggi approvati dalla Chiesa e quelli di Međugorje, ed essi chiaramente contraddicono la Bibbia. Certamente l'umile serva del Signore non avrebbe mai attirato l'attenzione su di sé. Nemmeno la Beata Vergine Maria avrebbe mai contraddetto la parola di Dio. Se questa non è la Maria di Nazareth, come ci spieghiamo allora questi eventi? Chi o che cosa sta dietro a queste manifestazioni? Questa è la Beata Madre in sé. Come si può vedere? Quella è la Beata Madre. Abbiamo visto il miracolo del sole. Abbiamo visto il sole ruotare rapidamente. Siamo rabbrividiti. Ho visto la croce proprio nel sole. E poi ho visto l'ostia consacrata in mezzo al sole. E poi ho visto un altro cerchio. Alcuni dei messaggi dell'apparizione sono senz'altro non biblici. Io sono colei che ha rapporti di parentela con la Trinità. Io sono la Vergine della Rivelazione. Eppure Dio dichiara: «Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non c'è Dio». Figli miei, io sono la porta del cielo e il vostro aiuto sulla terra. Nel sermone sul monte il Signore parlò della strada larga che porta alla distruzione, e molti sono quelli che la trovano. Ma la strada stretta, ossia Lui stesso, pochi l'avrebbero trovata. Così è la strada stretta l'unica via che porta a Dio. Gesù disse: «Io sono la porta, chi entra per me sarà salvato». C'è una sola via che porta al cielo. Questa passa per Cristo e Lui crocifisso. Ma ci sono altri problemi. Ad esempio, l'apparizione ordina perfino ai suoi seguaci di venerare la propria statua. Come madre voglio dirvi che sono qui con voi, rappresentata dalla statua che è qui. Ogni statua è un segno della mia presenza e vi ricorda la vostra madre celeste. Perciò va onorata e posta in un luogo di venerazione di preminenza. Dovreste guardare con amore ogni immagine della vostra Madre Celeste. Confrontiamo ciò con il comando dato dal Signore in Deuteronomio. «Siccome non vedeste nessuna figura il giorno che il Signore vi parlò in Horeb dal fuoco, badate bene a voi stessi, affinché non vi corrompiate e non vi facciate qualche scultura, la rappresentazione di qualche idolo, la figura di uomo o di una donna». L'apparizione ha inoltre richiesto che fossero costruiti dei santuari in suo onore in tutto il mondo. Desidero ardentemente che sia costruito un tempio per me in questo luogo,
dove io possa mostrare e offrire tutto il mio amore, la mia compassione, l'aiuto e la protezione, poiché io sono la Madre Misericordiosa. La maggior parte delle apparizioni chiede che si costruiscano dei santuari. Ce ne sono migliaia in tutto il mondo e la gente ci va ad inginocchiarsi davanti a Maria. Ho visto persone camminare sulle ginocchia, su delle ginocchia sanguinanti, a Fatima e in altri posti. Fanno questo per penitenza o per cercare di accattivarsi il favore di Maria. Non si deve fare questo. Per di più, non abbiamo bisogno del favore di Maria. Abbiamo bisogno della redenzione di Cristo, della sua grazia e misericordia. E la redenzione si ottiene per grazia, non per opere, altrimenti non sarebbe più grazia. Non si può guadagnarla. E mai nessuno nella Bibbia si è prostrato davanti a Maria, neanche alla nascita di Gesù. È scritto che i magi lo adorarono, non che si piegarono in ginocchio davanti a Maria e Giuseppe. Quando queste apparizioni danno rilievo a Maria, chiedendo alla gente di darle grande riverenza e di onorarla con i santuari o con altre cose, sono in netto contrasto con la Scrittura, che dice che lo Spirito Santo ci guiderà all'adorazione di Gesù e di Gesù soltanto. Per me è evidente che la Maria della Bibbia non è la Maria delle apparizioni che si manifestano nel mondo oggi, poiché la Maria dell'apparizione attira l'attenzione su di sé, mentre la Maria della Bibbia indirizzava chiaramente la gente a Gesù Cristo, suo figlio. Ma se le apparizioni non sono Maria, chi appare allora? Ironicamente, è la stessa apparizione a dare la risposta. Io sono Maria, la regina del cielo e la regina degli angeli. Maria è la regina del cielo, è la madre di Dio, è la nostra madre. Non c'è nel mondo nessun'altra donna che potrà mai paragonarsi alla beata madre. Le apparizioni si presentano spesso col nome o appellativo la regina del cielo. E questo, a mio avviso, è molto interessante alla luce delle scritture, perché nel Vecchio Testamento Geremia ha parlato molto chiaramente della regina del cielo come di una abominazione davanti a Dio. Ripetutamente, nel libro di Geremia, Dio stesso identifica la regina del cielo con una dea pagana e rimprovera il suo popolo perché la segue. I figli raccolgono legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo e per fare libazioni ad altri dei, per offendermi. Perciò così parla il Signore, Dio. Ecco, la mia ira, il mio furore si riversa in questo luogo. Quando sento il nome regina del cielo, mi ricordo di una profezia contenuta nel libro di Geremia. Quando il Dio Yahweh rimprovera il popolo perché offre sacrifici alla regina del cielo, contro la sua volontà, Dio era in collera perché egli è geloso, è un Dio geloso, e la sua gloria non la darà ad un altro. Nella Bibbia, l'unica ad avere l'appellativo di regina del cielo è una divinità femminile condannata da Dio nel Vecchio Testamento, in Geremia capitolo 7 e capitolo 44. Credo perciò che questo titolo dato alla Maria della Bibbia sia estremamente offensivo. Inoltre, la regina del cielo appare spesso con un bambino, presumibilmente Gesù. Diletti figli, ecco mio figlio nelle mie braccia. Vi chiedo di essere una luce per tutti nell'anno che viene. Vi invito ancora a vivere i miei messaggi. Qualche volta in queste apparizioni si vede Maria che tiene in braccio Gesù bambino vivente. Ancora una volta ribadisco che questi sono tutti inganni del nemico, perché Gesù, come sappiamo, fu crocifisso quando era un uomo e non ritornerà più bambino. Infatti, la Bibbia afferma che egli ritornerà come uomo a giudicare questo mondo. Se la gente cercasse la verità, questa è la prova che queste visioni o apparizioni non vengono da Dio. Pietro scrive:
Gesù Cristo, che è asceso al cielo, sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Se Gesù nel suo corpo glorificato regna in cielo, la regina del cielo sta necessariamente presentando un falso Cristo. La regina del cielo per millenni ha sedotto e ingannato il popolo di Dio. È possibile che si tratti proprio dell'entità che sta impersonando Maria? Ci sono indicazioni nella Bibbia riguardo al fatto che essa sarà attiva negli ultimi giorni della terra? Le scritture ci mettono in guardia contro una donna malvagia, una regina che ingannerà le nazioni. Nel libro dell'Apocalisse si parla di una regina che influenzerà il mondo. Ti farò vedere il giudizio che spetta alla grande prostituta che siede su molte acque. Le acque che hai viste sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati, poiché dice in cuor suo: io sono regina. Nel libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, Gesù ci rivela una parte della sua visione, cioè che negli ultimi tempi ci sarà una donna malvagia che prenderà parte ad un inganno perpetrato ai danni del mondo intero. Il riferimento è ad una donna che è regina. Naturalmente l'apparizione fa spesso riferimento a se stessa come alla regina. La signora di tutte le nazioni, che è la sposa del Signore, la regina del re, che ha ricevuto ora questo titolo dal Signore, ha salvato nuovamente il mondo con la sua intercessione. Ancora una volta lo ha salvato. Gesù Cristo la glorificherà come regina e lei sarà qui, sarà riconosciuta come la regina di tutto quello che Dio ha fatto, la regina dell'universo, la regina dell'umanità, la regina di tutto quello che Dio ha creato. Lei sarà la regina, sarà una regina glorificata. Non ci sarà alcun dubbio sulla sua identità. Lei sarà la madre amorevole di Gesù Cristo che ha tutta la potenza. Isaia capitolo 47 predice la fine della Signora dei Regni. Scendi e siedi sulla polvere, vergine figlia di Babilonia. Siediti in terra, senza trono, poiché non sarai chiamata più la Signora dei Regni. Ma queste due cose ti avverranno in un attimo, in uno stesso giorno. Privazione di figli e vedovanza. Ti piomberanno addosso tutte assieme, nonostante la moltitudine dei tuoi sortilegi. È inquietante scoprire che una delle apparizioni più importanti si definisce Signora di tutte le nazioni. Alla giornata internazionale di preghiera della Madre e Signora di tutte le nazioni, che si tiene ad Amsterdam dal 1997, migliaia di persone si riuniscono per onorare e diffondere i messaggi della Signora di tutte le nazioni. Io, unitamente al Vescovo ausiliario Monsignor Pant, approvo il titolo di Signora di tutte le nazioni e autorizzo la sua venerazione pubblica. A Fatima, Maria promise che il suo cuore immacolato avrebbe trionfato. Questo trionfo, tuttavia, non si sarebbe ottenuto con le armi nucleari, bensì attraverso i cuori semplici di quelli che soffrono e sono perseguitati, di quelli che si sono dedicati interamente a Maria, la co-redentrice. Con l'appellativo di Signora e Madre di tutte le nazioni, Maria ci ha dimostrato ad Amsterdam la via verso la pace e l'unità della Chiesa e, attraverso la Chiesa, del mondo intero. Per quanto sorprendenti siano queste affermazioni, il desiderio delle apparizioni è che la proclamazione del ruolo di Maria come co-redentrice trovi presto la sua attuazione. Quando il dogma, l'ultimo dogma della storia mariana, sarà stato proclamato, la Madonna di tutte le nazioni darà la pace, la vera pace al mondo. Le nazioni comunque dovranno recitare la mia preghiera in unione con la Chiesa.
dovranno conoscere che la Signora di tutte le nazioni è venuta come co-redentrice, mediatrice e avvocato. Così sia. Sono convinto che attraverso la Signora e Madre di tutte le nazioni saremo condotti nel mistero più profondo, il ruolo di co-redentrice di Maria. Essa è veramente la co-redentrice. C'è un'apparizione oggi ad Amsterdam che dice: non sono più Maria, sono la Madonna di tutte le nazioni. È questa apparizione che afferma di essere co-redentrice. Dice che se sarà proclamata dal Papa co-redentrice, ci introdurrà in un'era di pace. È interessante notare che quasi tutte le apparizioni sottolineano l'importanza dell'unità e della pace. Ad esempio, l'apparizione che ha affermato di essere la madre dell'Eucaristia ha dichiarato: parlate della madre dell'Eucaristia, perché la madre dell'Eucaristia chiude la storia. Tutti i messaggi vengono da Dio e laddove io compaio parlo delle medesime cose. Perché attraverso il trionfo dell'Eucaristia la Madre vuole che tutte le chiese siano riunite, così che ci sia un'unica chiesa per tutti i popoli. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatori, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena. Inoltre, l'8 ottobre 2000, Papa Giovanni Paolo II, con 1500 vescovi, il gruppo più numeroso che si sia mai riunito dal Concilio Vaticano II, ha affidato l'umanità e il terzo millennio alla Madonna di Fatima, un'apparizione che aveva promesso il proprio trionfo e la pace mondiale. Amato Dio, tu ci hai dato come regina la madre delle regine. Tramite la sua intercessione, concedici la grazia di vivere l'eternità con lei e il suo figliolo. Il suo scopo, il suo obiettivo è riunire il corpo di Cristo, così che quelli che si sono separati dai cattolici, ortodossi, protestanti o chiunque altro, sapete di quanti altri gruppi stiamo parlando, noi che ci siamo allontanati l'uno dall'altro per tutti questi anni, potessimo essere realmente il corpo di Cristo, un'entità unica, come Cristo aveva pregato in Giovanni 17. A mio avviso il movimento mariano si è esteso anche al di fuori della Chiesa Cattolica. È evidente che queste apparizioni presentano un volto comune in tutto il mondo. A prescindere da dove avvengono, esse hanno un messaggio comune, la pace e l'unità mondiale per la pace, e nessuna apparizione ha mai negato le altre apparizioni. Credo che il mondo sia affamato di pace. E chiaramente non ci sarà la vera pace fino a quando non sarà venuto il principe della pace. Quella che ci può essere è una falsa pace. La Bibbia espone dettagliatamente gli eventi che interesseranno il mondo, delinea l'orizzonte geopolitico di un'epoca che noi chiamiamo la fine dei tempi. I messaggi di pace sono altresì profeticamente rilevanti, ma la Bibbia dice: quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso. Il tema dell'unità e della pace mondiale è interessante perché il mondo si sta muovendo verso ciò che è definito ecumenismo. Questo sembra buono all'inizio. Tutti seguiamo questa strada, fino a quando non ci accorgiamo che esso implica la negazione della verità. La Bibbia mette in guardia contro una falsa pace ed una falsa unità che inganneranno le nazioni. Inoltre, Gesù e gli scrittori del Nuovo Testamento affermano che l'inganno crescerà negli ultimi tempi. Ad esempio, Paolo scrive: «Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati». La Bibbia avverte che «la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi». Con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. In tutto il Nuovo Testamento, vari scrittori, e naturalmente Gesù stesso, mettono in guardia contro l'inganno degli ultimi tempi.
Gesù ha detto che molti sarebbero stati imbrogliati nel suo nome. Paolo ha parlato di questo inganno a proposito dell'apostasia che ci sarebbe stata e di tanti che sarebbero stati ingannati credendo alla menzogna. Anche Pietro mette in guardia contro l'inganno che verrà. Credetemi, pare proprio che questo stia accadendo sotto i nostri occhi. In Matteo 24:24 è Gesù che parla ancora. Nel capitolo 24 Gesù sta parlando ai suoi discepoli e sta parlando anche a noi. Negli ultimi tempi ci sarà un grande inganno. Non ci saranno soltanto adoratori di Maria, ma anche altri adoratori che verranno nel nome di Cristo affermando di possedere la giusta via. Gesù predice che prima del suo ritorno sorgeranno dei falsi profeti che inganneranno, se fosse possibile, anche gli eletti. Senza considerare la grazia di Dio, questo mi fa pensare che questi segni e prodigi saranno così convincenti che perfino i cristiani autentici potranno ritrovarsi ingannati e sviati. Solo ponendo la fiducia in Gesù, solamente in Lui, troveremo la libertà e la liberazione dal peccato. E io vorrei invitare voi, che state ponendo la vostra fiducia nella Chiesa, nelle vostre opere, niente di tutto questo potrà salvarvi. Ciò di cui avete bisogno è credere nel Signore Gesù Cristo. È Lui che può liberarvi e darvi la vita eterna oggi stesso. Quando qualcuno dice di avere fiducia in Gesù e nel momento in cui dice è fuori pista. La nostra fiducia in Gesù soltanto ci porterà salvezza e la vita eterna. C'è un inno che si canta in chiesa, le cui parole sono: non oso porre la mia fiducia nella cosa più dolce, ma mi affido interamente al nome di Gesù. Su Cristo, la solida roccia, sto fermo. Tutto il resto è sabbia mobile. La Bibbia è molto chiara riguardo all'Evangelo di Gesù Cristo, che è la buona notizia che ci rende liberi. Gesù Cristo ci ha amato così tanto da venire Lui stesso sulla terra a morire per noi come sacrificio per i nostri peccati. Noi non avremmo potuto farlo. Lui sì. A causa del suo sacrificio, a motivo di chi Egli è e di ciò che ha compiuto, quando riconosciamo chi siamo e quello che abbiamo fatto e gli chiediamo di perdonarci i nostri peccati, la Bibbia dice che possiamo entrare in relazione con Lui, il Creatore dell'universo, e questo rapporto dura per l'eternità. Gesù è il Creatore, Egli è il Redentore, c'è un solo Redentore. Il suo nome è Gesù Cristo. Dovete scegliere se seguire Gesù e Lui soltanto o rischiare di seguire uno spirito ingannatore. Gesù vi ama e offre gratuitamente la vita eterna a tutti quelli che vanno a Lui con fede. Tuttavia, il Signore non vi forza a seguirlo. La scelta è vostra. La nostra preghiera è che voi possiate esaminare questi eventi con la parola di Dio e porre la vostra fiducia nel Gesù della Bibbia. Egli è la verità e l'unica via che conduce alla vita eterna. Mi chiamo Patrick Powell. Possa il Signore guidarvi e benedirvi con la sua grazia e la sua verità. Give me Jesus.
And when I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me But give me Jesus.